E si riparte dalla palestra della scuola media Borgo Rosselli di Porto San Giorgio. Si sta giocando, è iniziato in questo momento il secondo quarto della partita tra la Sangio 2000 e il basket Giovani Pesaro. È andato subito a segnare Di Luca su passaggio di Antonelli e ha fissato il risultato sul 18-16. La Sangio 2000 avanza con il numero 15 Bracciotti, poi da quest'altra parte Traini che tira, colpisce il ferro Di Maggio, astutamente fa sbattere il pallone sulla gamba di Santinelli e riconquista il pallone. Ha qualcosa da dire all'arbitro, comunque la tensione sì. È palpabile perché il posto di gioco è altissima, stiamo giocando la finale per l'accesso alla Serie C. Ancora una volta Traini, circondato da uomini, Traini dalla difesa, passa e va via, passaggio a numero 15 Graciotti che riconquista la palla dopo che ha colpito il ferro da tre. Si riparte con Traini, questa volta tenta lui il tiro dalla distanza, difesa serratissima da parte di Pesaro, sì. Ma l'aveva già fatto vedere nel primo quarto. Sì, ha fatto un'ottima difesa nel primo quarto, infatti il punteggio come vediamo è molto basso. Ora sta attaccando con il numero 10, cerca qualche spiraglio per il tiro. Antonelli prova a tirare, la difesa riconquista il pallone, anche la difesa della Sangio sta giocando al meglio, come dicevi anche tu Gianluca, il risultato lo ribadisce, 18-16, risultato molto basso, squadre copertissime ma molto attente a sfruttare ogni minimo sbaglio. Intanto, e questa volta a sbagliare purtroppo con la difesa chiusa sì. È Menconi, infrazione di passi che non ci voleva e si dà nuovamente la possibilità a Pesaro di ritornare in partita. Menconi che è finora il miglior realizzatore della Sangio 2000 con 6 punti, 2 triple messe nel primo quarto. Vedremo ora che cosa ci mostrerà invece in questo secondo quarto e nel resto della partita. Allora porta avanti il pallone Santinelli, chiama lo schema ai compagni, poi Di Luca, una vera spina nel fianco della difesa della Sangio. Di Luca apre per Giacomini che a sua volta offre il pallone a Andreani che si prepara il tiro ma lo sbaglia completamente, e quando Matteo di rimessa in difesa riparte per la Sangio 2000. Scambia con Bracciotti, ancora Conda Matteo che scuda il piazzamento dei compagni, poi apre per il giocatore Giampieri che scivola e perde il pallone cercando di passarlo a Di Maggio. Purtroppo a volte capita che nell'enfasi dell'azione si può anche cadere. Non si sono intesi bene i due, infatti Di Maggio si era spostato e poi il suo compagno l'ha passata fuori. Di nuovo Pesaro da sotto sbaglia un incredibile pallone di Luca, la possibilità con l'apertura di Andreani di andare al pareggio. Questi e la Sangio si rifà sotto. Sono canestri che non bisogna sbagliare in queste partite perché possono decidere il resto della gara. Sì, alla fine pesano. Da 3 punti, ancora una volta sbaglia Menconi e riparte Pesaro. Partita che si è installata sul 18-16. Adesso ci prova dalla distanza il numero 4 Santinelli. Quonda parte, bruttissimo fallo, addirittura vogliono il tecnico, ma Conda Matteo si era elevato in terzo tempo, è stato praticamente sbattuto a terra. Sì, Conda Matteo è un grandissimo giocatore, una colonna per la Sangio 2000, è forte sia fisicamente di Santinelli che tecnicamente. Giustamente secondo me l'allenatore richiama in panchina, ci ha messo un po' troppa enfasi, giusto difendere, però fallo piuttosto brutto. Sì, ha fatto un fallo deciso per non far segnare Conda Matteo e gli è scappato questo gesto brutto, però succede nella pallacanestro. Sbaglia il primo Conda, primo libero sbagliato. Matteo giocatore molto preciso ma è anche molto sì, oggi la tensione la partita la sente parecchio e sbaglia anche il secondo, infatti purtroppo il risultato rimane inchiodato 18-16. Sono stati giocati più di 3 minuti in questo secondo tempo. Passi da parte di Bonini che è entrato nell'area della Sangio e non è riuscito a tirare per i passi e c'è un time out, e in questo time out noi approfittiamo per ricordare che quando c'è il grande basket a Porto San Giorgio il pubblico reagisce alla grande, c'è veramente tanta gente sulle gradinate, anche qualche personaggio del passato
ci sono sia giocatori, vecchi giocatori della Sangio 2000 e sia anche giocatori che facevano parte della ormai lontanissima CIDA Basket Porto San Giorgio. E quindi diciamo che quando c'è il grande basket, Porto San Giorgio risponde sempre presente. Approfitto anche per fare pubblicità al nostro sito www.twinsebastiani.it, dove potrete trovare questa partita, tutte le foto e le partite della serie B2 o dei settori giovanili e anche le interviste. E quindi ci siamo, si riparte con il risultato, dicevamo prima, inchiodato sul 18-16, e se non erro è stato realizzato un solo canestro in questi primi tre minuti del secondo quarto. Finora entrambe le squadre hanno sbagliato molto in attacco, la Sangio 2000 ha perso molti palloni, ha avuto anche molte occasioni sul secondo tentativo con i rimbalzi. Sono prima stati troppi errori sinceramente, e ma poi anche il basket Giovanni Pesaro ha sbagliato molto, infatti con l'ultima infrazione di passi fischiata. Ora passate la parola. Sì, in attacco la Sangio con Damatteo, sbaglia il passaggio, da offrendo il pallone a Andreani che fa ripartire l'attacco di Pesaro, ma anche Pesaro sbaglia dalla distanza con Antonelli. Dall'altra parte Di Maggio supera la metà campo, ancora con Damatteo, per Traini. Traini ha il problema di girarsi, c'è fallo, da parte di Giacomini, che ha qualcosa da dire all'arbitro. Fa il gesto di no, fallo per lui. Per Pesaro si riparte con una rimessa della Sangio 2000 che ancora deve realizzare il primo canestro in questo secondo quarto. Traini per Di Maggio per Traini, ancora si scambiano il pallone, i due non trova spazio con Damatteo, nel frattempo ci incisca con il pallone Graciotti. Con Damatteo riceve il pallone, adesso prova un tiro da tre, sbagliato, ha colpito il ferro, tutto scordinato da una parte. Purtroppo la difesa di Pesaro sta avendo buon gioco in questo momento, non dà spazio all'attacco della Sangio 2000. Riparte ancora Pesaro con un'azione prolungata, ora il pallone è arrivato a Andreani che prova l'entrata da solo, poi tenta un tiro sbagliandolo e il pallone alla fine ritorna a Pesaro con il giocatore Antonelli che fa sbattere la palla sui piedi di un difensore. Sì, e la rimessa è ancora per Pesaro. Un attimo di panico nell'attacco di Pesaro, fortuna che il giocatore è riuscito a sbattere la palla sui piedi di un giocatore della Sangio 2000. E poi abbiamo visto anche il tiro di Conta Matteo, anche la Sangiorgese sta sbagliando. I ragazzi di coach Romanelli quando partono in contropiede fanno veramente paura, è quasi un fuggi generale nella difesa della Sangio per cercare di tamponare l'irruenza di questi giovani ragazzi. Si ricomincia, hanno tre secondi per tirare, ha il problema di girarsi, tira proprio sulla sirena, quindi se avesse segnato questo tiro il giocatore Antonelli non sarebbe risultato valido, perché sono scaduti i canonici 24 secondi per fare l'azione. Quindi la Sangio ha nuovamente l'occasione per riportarsi a 4 punti, ma fino a questo momento la difesa di Pesaro è stata veramente esemplare. Conda Matteo da solo, Conda Matteo riparte, si ferma, si gira, dà la palla a Giampieri per Di Maggio prova un'entrata, trova un buco, dà la palla al giocatore Giampieri che fuori posizione la perde, la riconquista con Damatteo in solitaria, ancora Giampieri, sbaglio, uno sbaglio dietro all'altro e purtroppo l'azione finisce, si lamentano i giocatori della Sangio l'un con l'altro, hanno avuto tre occasioni per inzaccare, due le hanno sbagliate, una hanno addirittura perso palla e giustamente il coach Rocchetti richiama la squadra in panchina. Ancora punteggio sul 18-16, nessuno riesce a realizzare. Mi sembra Gianluca di aver visto un attimo di confusione da parte della Sangio 2000, il primo break negativo di questa partita. Queste sono partite che bisogna affrontare con molta concentrazione e poco nervosismo, però
oggi vediamo tutto meno che concentrazione in campo, come l'ho visto ora per una San Giulio 2000 dupla fase, perché nel primo quarto è stata concentrata e precisa, nel secondo volitiva, confusionaria e sotto canestro finora non ha giocato come sa giocare. Esatto. D'altra parte Pesaro ha messo giù una difesa che secondo me è il fiore all'occhiello di questa squadra, una difesa che non ha perdonato nulla alla Sangio, non ha permesso di schiodare il risultato, diciamolo apertamente, se n'è andato metà quarto e abbiamo visto solo un canestro, quindi una partita che si preannuncia sul filo di lana. Il finale sul filo di lana è una partita che andrà avanti punto punto, secondo me. Sì, Pesaro sta facendo una difesa molto chiusa ed è sempre pronta a ripartire e a far male in contropiede, come abbiamo visto anche prima, che ha segnato 2-4 punti di seguito. Allora si ricomincia con Bonini. Bonini porta palla avanti, offre a Santinelli. Santinelli ritorna la palla verso... c'è un fallo, ai, lontano dalla palla, il terzo pallo di Giampieri e questo pesa come un macigno. Sì. E infatti, come avevamo giustamente sottolineato, terzo fallo non ci voleva proprio. Sì, aveva già commesso, bisogna rimescolare due le carte quarto. Per la Sangio 2000, rimescolare le carte, un giocatore fondamentale sia in attacco che in difesa. Si riparte, perde palla sul tocco del numero 12 Fedeli. Pesaro, rimessa ancora affidata a Giacomini per Santinelli va da solo dentro, si libera di Guadamatteo e realizza il pareggio, 18 pari a 5 esatti dal termine del secondo quarto, un break di 4-0 per Pesaro. La Sangio si deve svegliare assolutamente. Di Maggio scambia il pallone con Menconi. Di Maggio poi ancora Traini, viene stoppato Guadamatteo e Guadamatteo sbaglia da sotto un canestro facile. Sì, questi sono tiri che Guadamatteo segna sempre e oggi non entrano. Anche Giacomini ha commesso un fallo in difesa, anche per lui terzo fallo, anche questo fallo pesantissimo per la squadra ospite. Per la squadra ospite è molto pesante il fallo di Giacomini. Vediamo ora come si gioca questo possesso. Peccato per quel tiro di Guadamatteo che doveva entrare per forza, aveva fatto tutto bene, è mancata solo la precisione e quindi il ragazzo si deve sbloccare prima possibile, ma soprattutto la Sangio si deve sbloccare, che non è riuscita in questo secondo quarto a realizzare ancora un canestro. C'è un conciliabolo da parte degli arbitri, non sappiamo cosa è successo. Molto probabilmente c'è stato un errore forse sulla valutazione del fallo, chi ha fatto fallo non saprei. Tu cosa dici, Gianluca? Forse per i 24 secondi? Ecco, sparla con il tavolo e si ricomincia. Va bene. Allora, la Sangio con Fedeli per Di Maggio ancora verso Menconi, Di Maggio, Traini, Guadamatteo, si gira, apre, Di Maggio fa la finta, poi ci prova e alla fine... fallo allo scadere. Alla fine c'è il fallo per fortuna, perché i secondi stavano finendo, dovrebbe esserci un fallo del numero 9. 19, scusate, fallo di Bonini e la rimessa è per la Sangio. Scivolano via i secondi, siamo a 4:27 dal termine del secondo quarto, ma la Sangio non riesce a sbloccare il risultato. Traini si gira, apre per Fedeli, poi Menconi, Guadamatteo ancora. Troppo corto il tiro, ottimo passaggio, completamente scoordinato anche questa volta, non riescono, i ragazzi sembrano che abbiano una calamita ai piedi che li bloccano al momento del tiro. Ne approfitterà Pesaro, vediamo subito il numero 4 che comunque sbaglia anche lui, Santinelli ha sbagliato da sotto, quindi errori su errori. Certo, volevo analizzare prima l'azione della Sangio 2000, ha fatto
il numero 11 Menconi ha fatto un ottimo passaggio dentro l'area per con Da Matteo, e questo è il gioco che deve fare la San Giovanni 2000, perché ha fatto sempre questo, e vedo che oggi non riesce bene, ma nelle altre partite ha fatto sempre male alla difesa. Il numero 10 Santinelli viene fermato in qualche maniera da Quando Matteo, la parte del pubblico ospite si lamenta per un fallo non dato, riparte la Sangio ancora con la manovra verso Traini, Di Maggio, 8 secondi a termine, devono velocizzare la manovra, Quando Matteo ancora per Di Maggio, sbagliano i sangiorgesi e questa volta vengono puniti in contropiede da Santinelli, difesa praticamente assente della Sangio 2000. E il break si porta sul 6-0, 20-18, Pesaro praticamente sia che in difesa che in attacco ha dominato questo secondo quarto. Quando Matteo, Di Maggio, poi ancora Menconi per Di Maggio entra in area, poi ancora dietro, parte la bomba da tre punti, sbagliata da parte di Fedeli, e ancora Quando Matteo la caccia del pallone. Sì, abbiamo visto Quando Matteo sempre affamato per prendere la palla a rimbalzo, infatti questa volta è stato premiato, si è buttato sulla palla, però poi l'ha fatta rimbalzare su un giocatore in maglia blu. E non quindi riescono, ancora Quando Matteo viene messo in panchina a riposare e al suo posto è entrato Graciotti. Dall'altra parte risponde con Antonelli al posto di Bonini il coach Romanelli, a coach Rocchetti. 2:57 da giocare, ma con la Sangio che è sotto di due punti. Metamorfosi in negativo da parte dei bianchi del presidente Rossi. Ora si riparte con Di Maggio che va da solo in aria, poi passa lateralmente, numero 11 ancora Di Maggio, riceve il pallone da Traini e finalmente in sacca, una gran palla, 20 pari. È così che deve giocare. Riesce finalmente a sbloccarsi. È così che deve la Sangio 2000 con una grande azione. Con passaggi veloci ora in difesa. Per favorire la difesa. E subisce il canestro da parte di Andreoni che aveva ricevuto il pallone da Santinelli. Ancora Traini per Di Maggio. Due punti sotto, 22-20. Di Maggio, perdono palla i sangiorgesi, non sono lucidi, contropiede e cost to cost, sbaglia però, eccesso di presunzione da parte di Antonelli. Il numero 7 Cappella apre per il compagno Menconi, molta confusione in questo ultimo minuto. Sì, ha fatto un tiro molto brutto il giocatore di Pesaro. Sì, accesso di presunzione, lì poteva appoggiarla, ha voluto fare un buon americano, invece ha sbagliato tutto. Ha fatto una grande azione, ha saltato il suo difensore e poi è andato a sbagliare. Nel basket succede, però bisogna stare attenti. Sono errori gravissimi, poi sarebbero andati 4 punti di vantaggio anche a livello morale. Una bella mazzata per la Sangio 2000 che ora si ritrova a 1:58 da giocare con la possibilità di ritornare in parità. Sì, Pesaro ora è alla regola del bonus, quindi la Sangio 2000 non deve commettere fallo. Sì, comunque il mister, il coach della Sangio Rocchetti, deve dare la carica soprattutto al termine adesso del primo tempo, negli spogliatoi deve fare qualcosa, perché abbiamo visto veramente una metamorfosi negativa da parte della squadra della Sangio 2000, che il primo tempo è stata concentrata, il primo quarto è stata concentrata, attenta, e ha sbagliato quasi niente, e nel secondo si è trasformata in una squadra che ha fatto un canestro solo e ha subito sempre le orde offensive degli avversari. Sono molto curioso da come scenderà in campo la Sangio 2000 dopo nel terzo quarto. Siamo pronti per ricominciare, 1:58 da giocare, palla ai ragazzi di mister Rocchetti. C'è qualche momento di confusione, viene richiamato l'arbitro Rocchetti. Due tiri liberi per Cappella. Due tiri per Cappella che ha la possibilità di riportare il risultato in equilibrio. Vediamo, una grande responsabilità per il numero 7 Cappella, che non si fa tradire dall'emozione, in sacca il primo canestro, 21-22. E sbaglia il secondo, va alla caccia del pallone, ma
il pallone preda di Sandinelli. Sandinelli per Antonelli, Antonelli poi scambia con Sandinelli ancora. Sandinelli apre per Andreoni, Andreani si gira, entra in aria, offre il pallone al numero 10 Sandinelli, che insacca il 24-21, 3 punti di vantaggio per Pesaro, massimo vantaggio in questo secondo quarto. Si riparte con Di Maggio, Di Maggio per Cappella, Cappella apre per Traini, Traini ancora Di Maggio, Cappella ci prova, Ferro, poi il rimbalzo preda di Gracciotti, il problema di girarsi e trova un fallo nel numero 9 Andreani. Ora la San Giomila sembra che gioca più ordinata, infatti adesso è andata si è preso il fallo. Ritorno in campo con Da Matteo, esce Menconi, Gracciotti ha due tiri liberi, quindi ha la possibilità di accorciare le distanze o addirittura anche andare in vantaggio. No, 24-21 poteva solo accorciare. Ah giusto, ho letto male, scusate. Sbagliato comunque il primo tiro libero, adesso vedremo se riuscirà a mettere il secondo. Sì, quindi due punti distaccano, due punti di distanza dalla Sangio con Pesaro, 24 Pesaro, 22 la Sangio. Ultimo minuto di questo secondo quarto, c'è il fallo di Cappella fischiato sul giocatore in entrata Terracciano, quindi si ricomincia con una rimessa per gli ospiti, 1 minuto 05 da giocare. Comunque vada, l'ultima azione dovrebbe essere della Sangio, vediamo, rimette il pallone Sandinelli, Sandinelli per Nicolini, Nicolini va al tiro, colpisce il ferro, la palla contropiede della Sangio, si sbaglia il passaggio clamorosamente, Gracciotti offre la palla, grande a Traini, ma sulla schiena non riesce a girarsi, brutta spallata, brutta spallata da parte di Sandinelli. L'arbitro ha visto il fallo di Conda Matteo, ma si gioca duro, sinceramente rivedere questo fallo che secondo me era in attacco e non in difesa. 48 secondi da termine, gettate alle ortiche l'occasione di pareggiare da parte della Sangio, ancora Pesaro in attacco. Sandinelli apre per Antonelli, poi il numero 20 Terracini da tre punti, colpisce il ferro, la palla della Sangio, 38 secondi al termine e si riparte, palla che pesa come un macigno. Di Maggio e Traini se la scambiano, Cappella con Da Matteo, con Da Matteo ci mette un piede, sì. Sandinelli, la rimessa è della Sangio, 27 secondi, ma la Sangio ne ha solo 14 per giocare, quindi l'ultimissima azione sarà di Pesaro. Tutti e due in piedi i coach delle squadre, momento importante, crocevia della partita, parte Di Maggio, apre per Traini che realizza, grandissima freddezza, 24 pari, si è fatto 14 perdonare. Secondi dal termine del quarto, la Sangio agguanta il pareggio negli ultimi secondi, 10, 9, 8, si gira Sandinelli, cerca un compagno, non lo trova, viene chiusa dalla difesa, 3 secondi, tiro e realizza un incredibile canestro sulla sirena, incredibile veramente il canestro realizzato, se non andiamo errati, da Sandinelli. Questo con il canestro sbarrato dalla difesa della Sangio è riuscito da sotto, da quasi per terra, a metterla dentro. Questo alza di molto il morale del basket giovani Pesaro. Peccato perché la Sangio, nonostante tutti gli errori, era rimasta in partita e è ancora in partita, perché due punti nel basket non sono nulla, ma come ha detto giù Gianluca, l'aver chiuso in vantaggio il secondo quarto sicuramente è fonte per Pesaro di un gran morale da ricettare in campo negli altri due quarti che andremo a gustare tra breve.